Prima di tutto ti faccio i complimenti perché so che tu fai un po' fatica a prenderti i complimenti, pensi sempre prima alla squadra, ma sono 28 gol in questo anno solare, hai eguagliato Milito e Vieri, quindi congratulazioni. Poi voglio chiederti, il tuo gol è un po' il simbolo di quello che è l'Inter, l'85esimo sul 3-0, quindi stavate ampiamente vincendo, perdi un pallone, lo recuperi, va in pressing e segni, simbolo proprio di un Inter che non si arrende mai e vuole portare a casa proprio tutto. Sì, buonasera a tutti, grazie per i complimenti. E sì, sicuramente che quest'anno stiamo lavorando su questo aspetto, su recuperare tanti palloni in campo avversario. Si è visto in tante delle nostre partite dove a volte riusciamo anche a segnare e se non segni sicuramente che crei occasioni da gol, è importante perché fare giocare la squadra avversaria in campo loro ti dà più opportunità per fare gol, quindi sono molto contento di questo, sono orgoglioso di questa squadra, dei miei compagni, vi faccio complimenti perché abbiamo fatto una grande gara. More than meets the eye, più di quello che sembra, è lo slogan dei Transformers, un po' per rimanere in tema per stasera, è così anche l'Inter, che cosa c'è oltre a quello che noi vediamo in campo, qual è il vostro segreto quest'anno? No, lavorare tutti insieme, lavorare sulla stessa strada con tanta voglia, non pensare al singolo, sennò a tutta la squadra, e lì dobbiamo lasciarlo dietro, e questo è importante per continuare su quello che stiamo facendo, che è qualcosa di importante in questi 3 anni che siamo con il mister. Domanda da studio? Sì, ciao Lauti, complimenti. Ciao. Per i gol. Grazie. Più giochi più stai meglio. Pensavo nel secondo tempo, visto il risultato, visto i prossimi impegni, che magari il mister ti concedesse un po' di riposo, e invece insomma hai dimostrato anche l'85esimo in questo momento di stare veramente al top da tutti i punti di vista, anche fisicamente sei in un momento d'oro. Sì, sicuramente che sì, sto bene anche fisicamente. E mi trovo bene anche con tutti i compagni, quindi questo è importante non solamente per me sino per tutta la squadra. Non volevo uscire senza fare gol, quindi sicuramente per quello si è visto questo, ma è importante, come dico sempre, che l'Inter deve vincere. Abbiamo fatto un'altra volta e siamo in vetta alla classifica, che era quello che volevamo oggi prendere ancora. Ecco, a proposito di vetta della classifica, ma anche ieri hai fatto uno squillo al mister quando ha segnato Gatti? No, ieri eravamo in ritiro, pensavo a quello che stava facendo il mister, ma poi non ho detto niente, l'ho lasciato stare. Grazie, Lautaro. Grazie mille, ciao ragazzi. Ciao Federico, innanzitutto congratulazioni un'altra volta per il gol. Abbiamo visto che dopo la rete, dopo aver esultato, sei andato ad abbracciare Aslani. Ci racconti questo abbraccio, questa corsa verso di lui? Oh, sì, perché in settimana mi aveva detto che segnavo. Come tante altre persone, anche Stankovic me l'aveva detto, e sono contento, dai. Beh, come se fosse una novità ormai, dai, 3 gol, 4 assist, diciamo che la stagione sta andando bene. Sì, sono contento per la squadra perché abbiamo la giusta mentalità, stiamo giocando bene e giocando bene stanno arrivando anche i risultati. Roberto Carlos, Recoba sono nomi che hanno fatto la storia dell'Inter, che tanti tifosi oggi accostano te a loro, e non voglio fare assolutamente nessun tipo di paragone, però che effetto ti fa sentire i tifosi che accostano il tuo nome a quello di questi grandi giocatori dell'Inter? Beh, certo, fa piacere, però come hai detto te, neanche a me piace fare paragoni. Parliamo di giocatori che comunque hanno fatto la storia dell'Inter e avevano due mancini incredibili, quindi sono contento di essere accostato a loro, dai. Domande da studio? Sì, ciao Fede, i paragoni non li faccio, nomi non li faccio io, però nel pre-partita dicevo che a me personalmente ogni tanto ricordi, non so se è per il tuo modo di correre, per i calzoncini abbassati, dei giocatori, per le qualità tue di base dal punto di vista tecnico, nella qualità del calcio, nella naturalezza del calcio, del gesto tecnico, dei giocatori degli esterni degli anni 80-90 che si vedevano in quel calcio lì, tu magari non te lo ricordi. Però poi tu riesci a interpretare chiaramente questo ruolo da esterno in maniera ultramoderna. Ti rivedi un po' in questo, in quei fondamentali che adesso nel calcio di oggi si fa fatica a trovare un giocatore puro? Sì, sono d'accordo. Poi, come hai detto te,
interpreto un po' il ruolo a modo mio, cerco di muovermi sempre, magari anche andando dentro il campo o stando largo. Cerco sempre di dare una linea di passaggio al mio compagno o creare uno spazio per un inserimento di mio compagno. Cerco sempre di giocare per la squadra. Federico, questa lotta con la Juventus continua, sarà una lotta a due. Secondo te quanto durerà ancora? Quanto vi darà fastidio questa Juventus? Ma questo non lo so, la Juventus è una squadra forte come lo sono le altre, il Milan, il Napoli, la Roma, però noi dobbiamo continuare a pensare a noi stessi senza guardare gli altri. Grazie. Grazie a voi. Congratulazioni per la partita, perché hai fatto una bella partita, una partita precisa, non era semplice, era la prima partita qui in casa in Serie A. Come ti stai trovando con il gioco di Simone Inzaghi, che è molto propositivo anche per i difensori, eri spesso nell'area avversaria? Yeah, I mean, I was just happy that I got my first start in Serie A. It's true, it's very different from other leagues that I've played in. But I mean, I've been here for, I don't know, 4 months now, so even in training I got everything in. And I think I was able to put it on the pitch. And of course, sometimes, I'm a defender, but I still want to score goals. So sometimes I go in front. I know I can't do too much. I have to be careful, but if it works, it works. Avevi già giocato due partite in Champions in trasferta. Com'è stato partire titolare in casa, poi con tutti i fan dell'Inter? I mean, it's different. The home games are always the best games. So, if you know there's 70,000 people in the stadium cheering for your team, it's a different feeling. So I think I like it a little bit more than the away games in the Champions League. It was a very nice game, nice experience, and I hope there's more to come. Volevo chiedere a Jan se c'è un compagno, un di reparto, uno dei difensori, che lo sta aiutando maggiormente in questo suo inserimento, in questa sua crescita all'Inter. L'abbiamo visto questa sera parlare spesso con Acerbi in mezzo. Se c'è uno dei compagni più esperti che lo sta aiutando più di altri. I play with the guys in training a lot, so even though we haven't played a lot of official matches, we still got a little bit of chemistry. And of course, the other players I play with, they have a lot more experience than me in this championship. So I try to listen. I try to take everything up that they tell me. They talk a lot with me, and I think that's a great help because they want to win, and I want to win. So I think it's a good mix, and I think the more I play, the more we get to play with each other, the better it's gonna be. Are you learning some Italian words? No bad words. Gli ho chiesto se sto imparando un po' di italiano. Non ovviamente brutte parole. I'm trying. I'm really trying, but it's not an easy language. I have some words. On the pitch, I speak Italian on the pitch, but I think it's a little too early to have a whole interview in Italian. But like I say, give me a little bit more time and I'll be there.